Mi spiace che il Presidente, è vero che era prevista la sua dipartita e la sua assenza, quindi è giustificato, ma la speranza è che i suoi ministri gli possano riferire quello che viene detto dal gruppo della Lega Nord in dichiarazione di voto. Spiace aver perso una mattinata, Presidente. Dispiace aver perso una mattinata perché abbiamo assistito all'intervento da parte del Presidente del Consiglio, un intervento che a nostro parere non ha detto praticamente nulla. E dispiace soprattutto per la presenza in aula e il comportamento da parte del Presidente del Consiglio che, lo dico da senatore alla prima legislatura, quindi non so cosa succedeva in passato, ne ho visti solo due di Presidenti del Consiglio. Ma devo dire una cosa, almeno il Presidente Letta era educato e ti ascoltava. E quindi mi dispiace dover avere a che fare a questo punto con un Presidente del Consiglio che non ci ascolta, che guarda il telefonino, che twitta, che fa, che ride, che scherza, però purtroppo la politica è questa, il Senato è questo e di conseguenza dobbiamo prendere quello che ci passa al convento. Il 3 ottobre del 2013 ci fu la prima grossa tragedia di Lampedusa. In quell'occasione la politica si schierò compatta dicendo che non doveva più succedere una cosa del genere. Le associazioni si schierarono compatte dicendo che non doveva più succedere una cosa del genere. Arrivarono dall'estero i ministri dicendo che d'ora in avanti il Mediterraneo non sarebbe stata più la bara e il cimitero dei migranti. Il Papa andò a Lampedusa esortando il governo italiano, esortando il mondo intero ad evitare tutta quella situazione. Pagine e pagine di giornali, ore e ore di dirette televisive, ore e ore di dibattiti TV. Punto a capo. Dopo due anni siamo al punto di partenza e non è stato fatto praticamente nulla. Non è stato fatto nulla ad eccezione di due iniziative, Mare Nostrum e Triton, che hanno portato, a detta del Presidente del Consiglio, 3.500 morti nel 2014. Per fortuna che avevamo la Marina Militare Italiana che, a detta di chi in questo momento sta gestendo in modo scellerato il nostro paese, avrebbe dovuto evitare quello che era successo il 3 ottobre 2013. Oggi siamo pertanto ad assistere allo stesso teatrino, in questi giorni l'abbiamo visto, televisioni, giornali, oggi in aula, lo stesso teatrino ipocrita di una politica che interviene solo ed esclusivamente quando succedono cose che toccano l'opinione pubblica, in caso contrario non interessa a nessuno, tantomeno al twittatore di professione Matteo Renzi. E oggi, Presidente del Consiglio, da lei nulla di concreto e nessuna proposta concreta nel suo intervento, solo del grandissimo fumo. Non abbiamo ascoltato nessuna strategia a breve termine. Che cosa farete per evitare che i mercanti di morte si arricchiscano? Non l'abbiamo sentito in aula. Cosa farete per non farli partire? Non l'abbiamo sentito in aula. Cosa farete e in che modo farete assistenza a chi arriva? Non l'abbiamo sentito in aula dal Presidente del Consiglio. Nessuna strategia a medio e lungo termine, un faremo generico, ma nulla di concreto a medio e lungo termine, perché non si ha una vera strategia a medio e lungo termine. Che cosa si vuole andare a fare in quei paesi? Cosa si vuole andare a fare in Libia? Cosa si vuole andare a fare nei paesi di partenza? È tutto vago, perché al Parlamento bisogna dare meno informazioni possibile, in Parlamento bisogna fare la passerella per poi twittare che la democrazia è salva. Oggi, Presidente del Consiglio, il solito bla, 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 bla a cui ci ha abituati da quando si è seduto lì la prima volta e ci aveva promesso che sulla scuola avrebbe fatto faville. E domani, Presidente, cosa sperate di ottenere?
A livello internazionale, Presidente, e qui è inutile che ce la raccontiamo perché qui può venire a raccontarci le balle in Senato, ma a livello internazionale non contiamo niente. Non conta niente la Mogherini, scomparsa dopo essere stata nominata. Non abbiamo contato nulla nel semestre europeo, nonostante qualcuno del PD si illuda ancora che l'Italia abbia fatto qualcosa in quel semestre. Nulla sul caso Libia, e lo stiamo vedendo oggi, e sul caso Ucraina siamo stati veramente il tappetino e la pezza da piedi dell'Europa. Sul caso Marò è inutile parlarne, perché i due poveri cristi ormai sono dimenticati dallo Stato italiano, sempre più preso a twittare. E se verrà fatto qualcosa, e qui lo anticipiamo perché magari e speriamo che venga fatto qualcosa, non è perché abbiamo Renzi che è bravo, simpatico e twittatore, verrà fatto qualcosa perché qualcuno ci ha detto che ci sono 1 milione di persone sulle coste libiche pronte a partire, e forse quel 1 milione di persone a livello europeo comincia a far paura, perché fin quando erano 170.000 era un caso italiano. Adesso che comincia a essere molti di più, forse la gente comincia a pensare in Europa che può diventare un qualcosa di diverso. Il Presidente del Consiglio ha fatto dei ringraziamenti e siamo felici che ringrazi, almeno ringrazia qualcuno e non se stesso. Ha ringraziato le forze dell'ordine. Beh, sì, quelle forze dell'ordine con sempre meno fondi per garantire l'ordine, Presidente del Consiglio. Ha ringraziato i sindaci, a cui nel 2014 ha tolto 6 miliardi di euro e nel 2015 prevede di togliergliene 8. Quei sindaci, a cui i prefetti non eletti da nessuno che rappresentano lo Stato, stanno mandando centinaia di migliaia di extracomunitari clandestini negli alberghi, centinaia di migliaia, ma centinaia di migliaia di fancazzisti che stanno negli alberghi attaccati ai telefonini tutto il giorno e non fanno niente tutto il giorno, stanno negli alberghi a spese nostre. E vi faccio un esempio, Il sindaco di un paese che si chiama Robbio, in provincia di Pavia, in Lomellina, aveva fatto un accordo che aveva previsto di dare lavori socialmente utili a quegli immigrati che stavano nel suo comune, circa un'ottantina. Benissimo, dopo 15 giorni non si è presentato più nessuno. Perché? Perché è più bello starsene in albergo tutto il giorno a twittare con il Presidente del Consiglio. Grazie ai volontari, Presidente del Consiglio, sì, è vero, anche noi ringraziamo i volontari, ma noi ringraziamo quei volontari che sono stati umiliati da quelle cooperative, vostre amiche, che si fanno i soldi, alle spalle dei cittadini e alle spalle di tutti quegli immigrati che vengono in Italia. Noi saremo degli sciacalli, Presidente del Consiglio, saremo degli sciacalli di voti. Voi siete degli sciacalli di soldi pubblici, con quelle cooperative di proprietà degli amici o dei parenti di chi siede al governo. Noi, Presidente del Consiglio, oltre a ringraziare le persone che ha ringraziato lei, ringraziamo anche 10 milioni di cittadini italiani sotto la soglia di povertà che quotidianamente fanno fatica ad arrivare a fine mese e che lei, Presidente del Consiglio, quotidianamente si dimentica della loro esistenza. Lei, Presidente del Consiglio, chiede alla politica di essere unita. L'ha chiesto in più di un'occasione. Ha perfettamente ragione. Noi ci siamo. Il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, immediatamente le ha risposto. Visto che lei lo fa tramite gli organi di stampa, noi abbiamo risposto anche noi tramite gli organi di stampa, dicendo che eravamo disponibili ad un confronto. Ma sulle cose serie, il problema è che non ci ha più neanche contattati. Le nostre proposte oggi, Presidente, ho quasi finito. Pattugliamento delle coste africane, contrasto dei criminali, costituzione sul posto di aree per la presa in carico dei rifugiati, costituire una commissione internazionale per valutare la capacità recettiva degli Stati, adottare una politica di intervento con norme speciali per contrastare i flussi migratori. È quello che c'è scritto nel documento che voi ci dite di voler bocciare. E noi siamo gli sciacalli. Presidente, ho quasi finito, ho ancora veramente poco. Il Papa dice che bisogna evitare che si ripetano tragedie simili, come lo dice la Lega. Mattarella, il Presidente della Repubblica, affrontare l'emergenza nei paesi d'origine, come la Lega. Hollande, c'è bisogno di aumentare la sorveglianza nel Mediterraneo. Renzi,
Mare Nostrum e Triton sono due operazioni che non risolveranno mai il problema e bisogna bloccarle. Alfano, ieri vogliamo un mandato internazionale per la lotta ai mercanti di morte e per affondare i barconi di schiavitù prima che partano. Adesso, è un anno che li stai andando a prendere, è un anno, Alfano. Bernardino León, necessario un blocco navale, unica cosa che si possa fare. E noi siamo gli sciacalli. Presidente, nel 2014 170.000 arrivi via mare, 100.000 via terra, richiesta di asilo politico 65.000 persone su 170.000 che ne erano arrivati, cioè il 25%, solo il 25% di chi è arrivato ha fatto richiesta di asilo politico. Sapete in quanti l'hanno ottenuta? 3.700 su 270.000 persone. Ma di che cosa state parlando? Ma di che numeri stiamo parlando? Cerchiamo di capire realmente di che numeri stiamo parlando con i dati forniti dal vostro ministro degli interni. E a chi ci dice che siamo degli sciacalli, e qui mi dispiace che non ci sia il nostro Fonzi, gli ricordo una cosa, che se noi siamo degli sciacalli, Presidente, il nostro Presidente del Consiglio è il Presidente della fattoria di Orwell, della fattoria degli animali, oppure sarà il pesce pilota degli scafisti di domani. Grazie. Deve intervenire per dichiarazione di voto il senatore.